Ciao a tutti, ragazzi, oggi andiamo avanti nella nostra analisi di John Locke che abbiamo introdotto nella lezione precedente e vediamo un po' in che senso dobbiamo intendere il fatto che Locke sia il padre dell'empirismo moderno. Abbiamo visto nella lezione introduttiva che Locke ha, diciamo, questi due assi portanti nella sua filosofia, un asse, diciamo, gnoseologico, quindi della teoria della conoscenza, e invece un asse più politico che lo vedrà come principale punto di riferimento del liberalismo moderno. Ma occupiamoci appunto oggi della teoria della conoscenza di Locke e andiamo un po' più a fondo in questa teoria, in questo nuovo filone, se vogliamo, di teoria della conoscenza, filone gnoseologico che va sotto il nome di empirismo. Ricordiamo brevemente cosa significa empirismo. La conoscenza umana si basa sull'esperienza. Okay? L'esperienza è il criterio di verità delle idee dell'intelletto. Quindi c'è chiaramente in questo già implicito c'è implicita una presa di distanza, se vogliamo, dalla posizione cartesiana, no? Cartesio è il grande interlocutore di Locke in questo contesto, ed effettivamente Locke prende le distanze notevolmente dal razionalismo cartesiano, no? Che vedeva il cogito come fondamento della conoscenza, no? Il pensiero, la ragione. Ok? Dunque, per Locke invece le cose stanno in maniera completamente diversa, poiché da empirista, per l'appunto, mette al centro della conoscenza umana l'esperienza. Senza esperienza, l'intelletto non ha nulla fondamentalmente su cui lavorare. Dunque, come punto di partenza, appunto, è rispetto alla filosofia di Cartesio. Prendiamo appunto la critica all'innatismo, la critica all'innatismo che Locke svolge nel saggio sull'intelletto umano. Dunque, cos'era l'innatismo? Ricordiamolo veramente in 2 secondi. L'innatismo è quella teoria secondo cui esistono nella mente umana delle idee che appunto non derivano dall'esperienza, ma che sono per l'appunto innate, in qualche modo intrinseche alla mente umana. Ecco, Locke nega questo assunto e afferma appunto che non ci sono idee innate, smentendo quindi questo caposaldo, no, della filosofia cartesiana, che addirittura ovviamente fra le idee innate che secondo Cartesio popolano la mente, ricordiamo ovviamente quella di Dio principalmente, no? L'idea di Dio è un'idea innata, dice Cartesio, io non faccio esperienza di Dio, eppure ho un'idea di Dio e quindi quest'idea è automaticamente già nella mia mente, qualcuno dovrà avercela messa, insomma, e non posso essere stato io stesso a crearla. Dunque Locke critica l'innatismo. Perché? Quali sono le argomentazioni che porta Locke appunto per questa sua posizione? Dunque, se ci fosse effettivamente un'idea innata di Dio, allora si chiede Locke come spiegarci il fatto che popoli differenti, popoli distanti fra loro, che non si sono mai incontrati, hanno idee diverse di Dio. Come si spiega la diversità dell'idea di Dio che di fatto compare nei popoli che conosciamo, appunto, nella distanza sia nello spazio che nel tempo, no? Il concetto di Dio si è evoluto nel corso del tempo, ma appunto ne vediamo uno diverso ogni volta che ci spostiamo da un luogo all'altro. E dunque, come fa a essere innata questa idea se appunto esiste questa diversità? Se ci fosse, tutti i popoli di tutti i tempi e in tutti i luoghi ne avrebbero fondamentalmente lo stesso concetto. Quindi cogliamo anche la suggestione di Locke, no? Che pensa appunto alla diversità, no? dei vari popoli. Insomma, siamo nel 600, non è da molto tempo che effettivamente ci sono spedizioni ormai in tutto il globo, insomma, conoscenza di nuovi popoli, di culture diverse. Come conciliare questa diversità con un'idea innata di Dio? Quindi, prima argomentazione è questa. Seconda argomentazione di Locke, se ci fosse l'idea innata di Dio, come leggiamo qui, anche i bambini avrebbero un'idea innata di Dio. E invece quando i bambini iniziano a farsi un'idea di Dio, quando incontrano gli adulti, quando parlano, quando fanno domande? Dunque, e quindi c'è qualcuno che fondamentalmente gli parla di Dio. E questa è fondamentalmente esperienza. Ok? Dunque, non è possibile, dice Locke, immaginare un'idea innata. L'idea di Dio, ma ripeto, non solo quella di Dio, ma un po' di tutte le altre idee,
Se fosse effettivamente innata, uguale appunto, sarebbe uguale in tutte le menti, invece così non è. L'avrebbero i bambini e invece i bambini non ce l'hanno e la conoscono solo nel momento in cui incontrano qualcuno che gliene parla. E dunque Locke immagina l'intelletto umano come qualcosa che inizialmente non è popolato da alcuna idea che non derivi dall'esperienza. L'intelletto è come un foglio bianco, è come una tabula rasa, utilizzando un'espressione comunque non lockiana, è come appunto una tabula rasa, un qualcosa di spoglio inizialmente, su cui l'esperienza incide delle tracce, su cui l'esperienza porta il materiale, su cui poi l'intelletto lavorerà. Okay. Dunque, questo è un punto fondamentale, la critica all'innatismo, distacco da Cartesio, e fra l'altro aggiungiamo riguardo questo discorso che criticare l'innatismo per Locke è anche un modo di criticare un pensiero che si fondi su delle verità incontrovertibili e assolute. In qualche modo l'innatismo è anche un modo per affermare che la propria idea non può essere diversa da quella che effettivamente si ha. È per un pensatore appunto liberale, per un pensatore che farà della difesa della tolleranza, della libertà religiosa, della libertà di pensiero, uno dei suoi più grandi capisaldi teorici, sicuramente l'innatismo è in qualche modo un concetto, se vogliamo, anche un po' pericoloso, comunque sicuramente un concetto che può fare da ostacolo a una vera e libera espressione della, diciamo, della diversità umana. Dunque, da questo presupposto, quindi critica all'innatismo, intelletto come foglio bianco, tabula rasa su cui l'esperienza porta il materiale su cui lavorare, vediamo la teoria della conoscenza di Locke. Su cosa lavora quindi la mente? Chi non ha idee innate lavora solamente su ciò che le arriva dall'esperienza. Ok? Dunque, Locke dice che fondamentalmente l'attività dell'intelletto è una produzione di idee complesse a partire però da idee semplici. E le idee semplici non possono essere create dall'intelletto. Le idee semplici vengono da fuori. Le idee semplici, boh, o meglio, le idee semplici, diciamo meglio, sono in realtà qualcosa in cui la mente è passiva, è puramente ricettiva. L'intelletto non può creare, non può inventare idee semplici. Invece può lavorare su delle idee semplici producendo idee complesse, quella sarà l'attività dell'intelletto. Ok? Dunque, cosa sono queste idee semplici e queste idee complesse? Dunque, le idee semplici sono il luogo della passività, in qualche modo, della mente, dove la mente riceve fondamentalmente informazione, che non produce in maniera creativa, dal nulla, queste idee. Quali sono le idee semplici? Locke le divide in idee di sensazione e idee di riflessione. Le idee di sensazione sono l'esperienza esterna, ok? Quella che diciamo ci viene dai sensi esterni. Quindi, appunto, quelle idee, non so, la luce, il colore, la forma, quello che sento ad esempio al tatto, qualcosa può essere ruvido, liscio, può essere chiaro, scuro, opaco, più o meno luminoso, può avere un colore oppure un altro. Okay. Sensazioni, idee di sensazione che mi vengono sempre da fuori. Ci sono anche delle idee semplici che Locke chiama delle idee di riflessione, che sono sempre un luogo di passività della mente, quindi non sono create, inventate dalla mente, ma sono in qualche modo ciò che io sento dall'interno e non dall'esterno. Ad esempio il sentimento, ad esempio le volizioni, i pensieri. Ok? Tutto questo è però, come dire, non attivamente prodotto dalla mente, ok? Ma è qualcosa in cui la mente è passiva, ancora non lavora su del materiale, ma questo è il materiale, appunto, su cui la mente costruisce idee complesse. E quali sono le idee complesse a questo punto? Che e cosa significa in generale idea complessa? L'idea complessa è semplicemente un'unione, un'organizzazione di idee semplici. Credo che sia più chiaro, mi raccomando ragazzi, questo è molto importante. Può essere più chiaro in questo momento cos'è effettivamente l'empirismo. L'empirismo è una corrente filosofica, un modo di intendere la conoscenza umana come appunto una produzione di qualcosa, quindi la mente è attiva, lavora, il mio pensiero esiste assolutamente, ma deve sempre e comunque lavorare su qualcosa che viene dall'esperienza. Senza esperienza
La mia mente non c'è, ok? O perlomeno c'è, ma non fa niente, non può fare niente, ok? Quindi l'esperienza proprio definisce i limiti del mio intelletto. Tutto quello che io posso pensare, tutto ciò che fa parte della mia mente, ha sempre come, in qualche modo, confine quello dell'esperienza, ok? Dunque, idee complesse. Dov'è quindi che la mente è attiva? Anche qui Locke distingue tre. Una distinzione fra tre tipologie di idee complesse: idee di sostanze, di modi e di relazioni. Dunque, abbiamo detto appunto che si tratta di un mettere insieme le idee semplici. Dunque, le sostanze, quali sono le sostanze? Le sostanze sono di fatto delle idee complesse, attenzione, che non rimandano ad altre idee per sussistere e che rappresentano in qualche modo il sostrato, il sostegno di alcune idee semplici che io metto insieme. Idee di sostanze sono ad esempio l'idea di uomo, di un uomo singolo, oppure di un cavallo, di una pietra, di un bicchiere. Ok? Un bicchiere che cos'è? È effettivamente, se ci pensiamo, il sostegno, il sostrato, di tante idee semplici che io ho ricavato, no, dall'esperienza, per esempio è liscio, è trasparente, ok? È solido, fa rumore, così, ok? Sono tutte idee semplici che io metto insieme, racchiuse in un unico concetto che le tiene insieme in qualche modo, un sostrato. Questa è sostanza, un'idea complessa, Quindi non è più, diciamo, la sostanza di cui si parla spesso, no? Nella tradizione metafisica occidentale, ok? Una critica alla sostanza molto importante dell'empirismo che verrà portata a termine poi da Berkeley e da Hume. Dunque, queste sono le sostanze, sostrato di tante idee semplici che stanno tutte insieme in uno stesso soggetto, potremmo dire. Dei modi, idee di modi sono delle idee complesse, anche queste che però richiamano altre idee per sussistere, ad esempio l'idea di bere, prendiamo sempre l'esempio del bicchiere. Ha bisogno di altre idee complesse, ha bisogno tanto di un soggetto che beve, di un uomo che beve, io, e il bicchiere, appunto, da cui ho bisogno di abbeverarmi. Infine, idee di relazioni sono appunto quando io metto due o più idee complesse in relazione fra loro, relazioni che possono essere di causa-effetto o di comparazione, di confronto, no? Questo è diverso da quell'altro, questo è più alto, questo è più ruvido, questo è più luminoso, ok? Infine, idee generali. L'astrazione, la capacità umana, della mente umana di astrarre, che cos'è per Locke? È fondamentalmente la capacità di trarre da un gruppo di cose particolari alcuni segni in comune. Ok? Vedo tanti uomini diversi, ma traggo fondamentalmente da queste tante cose diverse che vedo dei segni in comune che mi fanno pensare all'idea di uomo in generale, non l'idea di uomo astratta. Okay. Dunque, questo è fondamentalmente, questa è la teoria della conoscenza di Locke, basata, come abbiamo detto tante volte, sull'esperienza. Quindi, il padre dell'empirismo fa questo: critica l'innatismo, non accetta, non ammette l'esistenza di idee innate e, come dire, spiega il lavoro dell'intelletto umano tutto a partire da ciò che si riceve, appunto, dall'esperienza stessa. Ciao.